Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di panca piana, o perlomeno cerchiamo di capire il setup della panca piana. Perché dico capire? Perché ormai tutti sanno che nella panca ci si setta con le scapole addotte e abbassate, anche se in realtà alcuni si dimenticano l'abbassate, semplicemente si settano cercando di stringere solo il più possibile le spalle, dimenticandosi anche di abbassarle. Quindi, prima cosa, nel caso, nel vostro setup, cercate sempre di tenere le spalle il più lontano possibile dalle orecchie. Detto ciò, parliamo un po' del resto del setup. Dobbiamo infatti parlare della spinta di gambe, dell'importanza della spinta delle gambe per riuscire a settare al meglio lo sterno. Molte persone, infatti, nonostante si settino nel modo corretto, si dimenticano totalmente la spinta di gambe, si settano sulla panca e semplicemente rimangono lì, molto contratti, compatti qua sopra, ma totalmente molli, praticamente dallo sterno in giù, senza esercitare la minima forza con le gambe per cercare di migliorare il setup. Qual è infatti il punto fondamentale del leg drive? Il punto del leg drive è cercare di portare lo sterno il più in alto possibile, come cercare di accorciare il più possibile la distanza tra spalle e glutei. Se infatti ci settiamo senza esercitare forza coi piedi a terra, cosa succede? Che il nostro setup, ho fatto un esempio video, il nostro setup non cambia. Sia che io abbia i piedi a terra, sia che io abbia i piedi sulla panca, il setup rimane identico, perché non esercitando forza a terra non riesco ad avere nessun effettivo aiuto nel setup da parte dei piedi. Un buon setup infatti cosa prevede? Che io, attraverso la spinta dei piedi, porti lo sterno il più in alto possibile. C'è un aumento ovviamente dell'arco lombare che è propedeutico al portare il torace più in alto possibile. Questo è un buon setup. Come facciamo a migliorarlo? Per migliorarlo ci viene in aiuto lui, un foam roller. Ora, io uso il classico foam roller di Decathlon. Per alcuni può essere eccessivo, per alcuni può non essere abbastanza, quindi fate dei tentativi a corpo libero prima di fare questo esercizio. Perché infatti dovete prendere questo foam roller e metterlo sotto il lombare mentre fate panca. Facendo questo, infatti, cosa noterete? Che l'arco lombare è notevolmente aumentato e se state ben attenti a tenere sia le spalle che i glutei attaccati alla panca, noterete come sia essenziale la spinta dei piedi per rimanere in posizione, per rimanere in equilibrio. Questa sensazione, questo arco lombare, dovrete poi cercarlo di mantenere senza foam roller. E come fare? Grazie alla spinta dei piedi. Senza la spinta dei piedi non ci riuscite, quindi basta una cosa così semplice come un foam roller. Potete usare dei semplici tappeti, quelli classici da palestra, arrotolati sotto la schiena, insomma potete usare un po' quello che volete o quello che vi pensate possa aiutarvi. Potete anche aumentare sempre di più lo spessore nel tentativo di migliorare l'arco, quindi insomma dipende un po' da quelli che sono i vostri obiettivi. Quello che conta è che impariate a utilizzare i piedi, perché se vi dimenticate i piedi settate male il torace e se settate male il torace siete malmessi per spingere in modo ottimale, perché ricordate, per quanto l'arco nella panca non sia fondamentale, perché è importante farlo? Perché io più tengo il petto in fuori, quindi più imito una panca declinata, per dirlo, più ho il petto settato nel migliore dei modi. Quindi non è una questione di finezze, non è una questione solo di salute delle spalle, è una questione proprio di coinvolgimento del pettorale. Più io sono inclinato, quindi più ho, come dire, il petto in linea col braccio, in questo modo, quindi non così, ma così, più io sono in linea, più il petto viene coinvolto meglio, quindi è inutile stare a parlare di ipertrofia, cazzi e mazzi, se non riesco a settare bene il pettorale. Settare bene il pettorale è essenziale sia per sollevare di più, sia per migliorare l'ipertrofia. Quindi, se vi lamentate che magari il petto non vi cresce, forse è proprio colpa del setup. Più siete piatti sulla panca, meno il pettorale è coinvolto e più la panca diventa un esercizio per le spalle, fondamentalmente. Quindi, lavorate su questo dettaglio e vedrete che, sia a livello di forza, sia a livello muscolare, avrete sicuramente dei benefici.